In collaborazione con Società Velica di Barcola e Grignano. Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, 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 sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì. E che ogni tanto gli fa sentire. Siamo salpati di nuovo direzione Barcolana 2015. Oggi non veleggiando ma in gommone, siamo esattamente dove sarà la linea di partenza della Barcolana Coppa d'Autunno. Nostro timoniere oggi sempre Mitia. Ciao Mitia. Ciao Cristina, una giornata stupenda con bora tra i 15 e 20 nodi e siamo effettivamente sulla linea di partenza nei pressi della boa di Barcola. La linea di partenza di Barcolana è la più lunga al mondo ed eccoci qua. Io sono il vento, sono la furia, cantava Mina. Io voglio pensare che tutti questi appuntamenti che ci diamo in mare, direzione Barcolana 2015, abbiano come filo conduttore il vento, che è fondamentale per la Barcolana, per la Coppa d'Autunno, per tutti gli sport legati alla vela e legati al mare. Beh, il vento è un elemento fondamentale per il velista, ma credo che sia un elemento identitario straordinario per tutti i triestini. Trieste finisce sulle prime pagine dei giornali, sul TG1 per la Barcolana e per la Bora. Non a caso i triestini si riconoscono in questo vento e chi arriva da fuori città vuole vedere la Bora. La Barcolana in Barcolana la Bora è una protagonista, almeno lo è stata per 27 edizioni della Barcolana, speriamo che lo sia anche quest'anno. La vela è uno sport che addomestica una forza della natura, è uno sport pulito si dice. È uno sport pulito per definizione, per antonomasia, l'uomo, la natura, il vento e quindi questa sarà più che le altre una Barcolana impatto zero. Stiamo lavorando con CEGAS, APS e AMGA per realizzare una Barcolana davvero verde o blu se vogliamo. Senti, la scorsa settimana ci hai descritto quella che è la danza che si viene a creare lungo la linea di partenza della Barcolana, della Coppa d'Autunno, barche che entrano e che escono, che tentano a motori spenti di tenere la linea. Ora, il percorso invece della Barcolana, quindi come è stato creato, perché è cambiato? Il percorso è stato ripensato l'anno scorso insieme al contributo di tanti soci esperti della Società Velica Barcola Grignano, assieme al comandante Sandro Kersi e l'Advisory Board, per rendere la Barcolana più spettacolare, per avvicinare le barche alla terra, per fare in modo che i triestini possano fruire, possano godere ancora più da vicino la Barcolana. La novità più straordinaria è l'arrivo in Piazza Unità d'Italia, proprio a sottolineare la vicinanza della Barcolana, del mare, alla sua città, Trieste. E questo percorso lo anche diciamo, facilita quello che è la fruizione da parte del pubblico su quelli che sono gli spalti naturali del Carso? Assolutamente, Trieste ha uno stadio naturale della vela. L'anno scorso quando ho accompagnato a Trieste, proprio in gommone, i responsabili dello Sea Sport, che è la società che organizza l'evento più importante di catamarani, l'Xtreme 40, li ho portati appunto in gommone per farli arrivare in Piazza Unità dal mare e quando stavamo per giungere in Piazza Unità mi hanno detto: ma vi rendete conto del patrimonio che avete, che questo è uno stadio della vela eccezionale? E io gli ho detto sì, ci rendiamo conto, in effetti quest'anno nel 2015 rifaremo l'evento con l'Xtreme 40, con i catamarani che rappresentano la vela del futuro, la vela veloce, la vela più bella, la vela più spettacolare e oggi Lorenzo Bressani con il suo Nacra ci sta dando una testimonianza eccezionale di quello che può essere la vela spettacolo. Oggi siamo a motore, ma la vela in mare ha precedenza sul motore e i remi ce l'hanno sulla vela. Durante la Coppa d'Autunno, quindi 11 ottobre 2015, come funziona con le precedenze in mare quando sono tutte vele? Quando sono tutte vele bisogna vedere le mura a dritta, le mura a sinistra. Le mura a dritta, cioè quando diciamo, le vele stanno sulla parte sinistra della barca, il vento arriva appunto da destra, da dritta, la barca ha la precedenza. Però devo dire in Barcolana, soprattutto in partenza, bisogna stare attenti a evitare le collisioni. C'è stato un caso storico in cui un socio della Barcola Grignano, Ciccio Livio, aveva
pensato di chiedere acqua sulla linea di partenza a 800 barche, tra queste c'era anche il Moro di Venezia di Raul Gardini, e il Moro di Venezia non riuscì a dare acqua a Ciccio Livio. A quel punto Ciccio Livio, che aveva una barchetta di 8 metri, protestò Raul Gardini, e quindi la classifica della Barcolana rimase incerta fino a che, diciamo, Gardini non andò a discutere la protesta insieme a Ciccio Livio, e poi, mi ricordo, Fulvio Molinari parlò di alta diplomazia al bar, riuscirono a convincere Ciccio Livio a ritirare quella protesta, e quindi Raul Gardini e il Moro di Venezia vinsero la Barcolana. Quindi parlare di precedenza in Barcolana è un tema delicato, ovviamente conta avere mura, però bisogna sempre stare attenti a quella che è la situazione, quindi non si può chiedere acqua a 800, 900, 1000 barche, ma bisogna prima di tutto evitare in ogni modo le collisioni. Quali sono normalmente i ruoli in una barca da regata? Beh, i ruoli sono tantissimi, si va dal prodiere, ai drizzisti, ai tailer, randista, tattico, stratega, timoniere. Quindi in barca c'è una vera e propria squadra, sicuramente non ci sono ruoli di serie A o ruoli di serie B, tutti si è appunto sulla stessa barca, tutti si deve lavorare in sintonia, e è chiaro che poi in barca la decisione finale la prende il timoniere sulla base delle indicazioni che vengono dallo stratega e dal tattico. E il tattico esattamente che cosa fa? Il tattico individua il lato del campo di regata migliore, individua gli angoli di approccio alle boe preferibili, e quindi è un ruolo, diciamo, molto di lettura del vento e di elaborazione dei dati che arrivano dagli altri componenti dell'equipaggio. Deve dare le indicazioni al timoniere, il timoniere invece deve portare la barca il più veloce possibile, deve concentrarsi solo sui filetti, sulle barche più piccole, sugli strumenti, sulle barche più grandi. E il prodiere, ho sentito che oggi a bordo abbiamo un prodiere. Oggi abbiamo un prodiere d'eccezione, Francesca Russo Cirillo, che è un prodiere di 4,20 e l'anno scorso ha vinto il campionato mondiale 4,20 femminile. Francesca, una donna prodiere, ce ne sono tante, no? Non credo. Ma sì, ce ne sono tante in realtà. Io svolgo questo compito in una barca un po' più piccola, che purtroppo non partecipa alla Barcolana, in cui siamo solo in due, e quindi ovviamente c'è il timoniere e il prodiere. E il prodiere è quello che in ogni barca si trova sempre più a prua, quindi quello che ha a che fare con il tangone e quindi con la conduzione delle vele come il Jennaker e lo Spinnaker. Tu partecipi al campionato nazionale UFA? Sì, la prossima settimana partecipo a questa regata molto divertente, è il primo anno per me, sono molto contenta, siamo un buon equipaggio, abbiamo fatto un paio di allenamenti l'altra settimana, è una regata molto competitiva, la barca è veramente acrobatica e divertente. E siamo in 7 sulla barca, perciò abbiamo appunto vari ruoli, come ha spiegato prima il presidente, e combatteremo con gli altri velisti e le altre barche che vengono anche da fuori per questo campionato. Allora, ritorniamo su quelli che sono i ruoli, alcuni dentro, all'interno di una barca, nel vivere una regata, e passiamo, Miti, alle zavorre. Chi sono le zavorre? Le zavorre sono le persone chiamate a controbilanciare la forza del vento, sono fondamentali. In barca bisogna anche fare peso per cercare di tenere la barca più dritta possibile. E i cicci, chi sono i cicci? In barca c'è sempre una persona che combina qualcosa, il ciccio che non è per barca, e quindi sono le persone che combinano qualche casino in barca, solo chi naviga, solo chi prende il mare poi rischia, e quindi i cicci sono coloro che combinano appunto qualche casino, ma sono anche i saggi, coloro che navigano, e nella società velica Barcole Grignano sono un po' l'anima, i saggi, la spina dorsale della società. E dove li trovi i cicci? I cicci li trovi in sede a Barcola. Quindi stiamo navigando adesso e andiamo un attimo a terra in società velica Barcola Grignano. Che cos'è l'assemblea dei cicci? Chi sono i cicci? Oi, oi, oi.
Saltiamo già per là. Abbiamo copiato, questo è vero, una delle poche cose che la mia società ha copiato dalla Triestina della Vela. Loro avevano questa coppa Calbu, che non occorre tradurla per una questione di etica, basta avere un po' di fantasia. E noi invece abbiamo adottato la Ciccio, non è per barca. E quindi ogni anno il migliore di tutti noi, che combina qualcosa di grosso, è una cosa molto seria, ormai sono passati 40 anni, viene segnalato e premiato alla cena sociale. Oggi come oggi, su quella tabella che casomai poi, se volete la andate a vedere, ci sono più campioni del mondo, europei e italiani, di tantissime società con un lignaggio superiore al nostro. Però sono cicci, sono fieri di esserlo e addirittura siamo adesso nella condizione di dover accertarci che non ci raccontino palle pur di entrare in questa congrega dei cicci, che è un po' la spina dorsale morale della Barcolana. Questo è l'elenco dei cicci, siamo in società Velica Barcola Grignano. Andiamo a scoprire chi è Ciccio. Signori, buongiorno. Buongiorno. Chi qui è Ciccio? Due cicci. Allora, il suo nome? Giorgio Virginella. E Ciccio perché? È perché sono cascato dell'albero dei fighi. E lei si chiama? Veramente, sì. Sembra strano, però provavo il trapezio a casa e sull'albero si è rotto un ramo, sono caduto a terra. Senti, Mitia, si dice che stiamo un po' tornando alle derive, nel senso dopo anni di barche più grandi, magari ci sono anche tante barche più piccole. Beh, sicuramente la crisi degli ultimi anni ha inciso e quindi si sono ridimensionati i budget, le persone hanno meno denari da investire, da spendere, quindi si sta ritornando su barche un po' più umane, direi per fortuna, insomma, su barche più a dimensione d'uomo, su barche che non richiedono equipaggi molto ampli e quindi trovano diffusione le barche intorno ai 7-8 metri, magari dei monotipi in cui tutti sono messi sullo stesso piano, hanno le stesse condizioni, la stessa barca per riuscire a regatare ad armi pari. La Barcolana, Coppa d'autunno, è, abbiamo detto per antonomasia, diciamo, la regata più democratica al mondo, proprio perché possono stare insieme barche grandissime e barche piccolissime. Ma se uno la barca non ce l'ha e vorrebbe nella vita partecipare alla Barcolana, come deve fare? Abbiamo pensato anche a questo e insieme a un partner di Barcolana, Blu Vago, quest'anno abbiamo studiato con l'approfondimento della Capitaneria di Porto dei pacchetti, diciamo, che consentono di arrivare a Trieste in occasione della Barcolana e di trovare una barca a Trieste. E trovate queste offerte, diciamo, sul sito www.barcolana.it. Il 9 ottobre andrà in scena Barcolana Challenge, ora è attesissima, ma che cos'è Barcolana Challenge? La Barcolana Challenge è una novità dell'anno scorso, Barcolana ha tantissime classi e tantissime barche diverse, piccole, dalle passere fino alle barche di 30 metri. L'anno scorso ci siamo detti, ma proviamo prima della Barcolana a mettere su una stessa barca i vincitori di classe dell'anno precedente e vediamo chi vince. L'anno scorso hanno vinto proprio i più piccoli, quest'anno vedremo. Ma quali sono le barche messe a disposizione per Barcolana Challenge? Sono degli S24, cioè barche di 7 metri e mezzo che corrispondono esattamente a quella descrizione che facevo prima, di barche a portata di armatore comune, insomma, non barche per ipermilionari. Dove siamo qui? Siamo arrivati nel porticciolo di Barcola, dove tutto è nato, dove è stata fondata la società Velica Barcola Grignano da un gruppo di amici che si sono inventati la Coppa d'Autunno. Adesso eccoci qua, 47 anni dopo, con una realtà straordinaria e adesso ci avviciniamo appunto alla Barcolana del 2015. Da questo posto meraviglioso che vi salutiamo, dandovi appuntamento la prossima settimana, stessa ora, stessa tele, saliremo di nuovo tutti a bordo, direzione Barcolana 2015. Non mancate, ciao Miti e grazie. Ciao, grazie a voi. Mare, 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 ma che voglia di arrivare l'estate da te,
in collaborazione con Società Velica di Barcola e Grignano.